Un regalo in più sotto l'albero. Prosegue la raccolta del giocattolo sospeso, l'iniziativa di solidarietà del Comune di Napoli, giunta alla sesta edizione, che consente a tutti di donare un giocattolo a un bambino napoletano con la stessa modalità del caffè sospeso. Un'esperienza che serve sicuramente a dare un sorriso ai bambini che non se lo possono permettere. Da un paio di giorni si sta un po' incrementando anche l'interesse sulla manifestazione e la gente sta venendo a donare. Nei negozi convenzionati è possibile acquistare un libro o un gioco che attraverso le strutture educative territoriali saranno consegnati ai bambini delle famiglie che vivono momenti di difficoltà. Anche la giunta comunale ha deciso di partecipare all'iniziativa. Oggi pomeriggio siamo venute a fare la nostra donazione, a dare il nostro contributo per l'iniziativa del giocattolo sospeso. Ricordiamo a tutti i cittadini e le cittadine che è possibile venire nei negozi di giocattoli e cartolerie che hanno aderito all'iniziativa. L'elenco di tutti questi negozi è pubblicato sul sito del Comune di Napoli e per chi fosse impossibilitato c'è anche una piattaforma online, un paniere per te, attraverso la quale appunto è possibile donare un giocattolo. Facciamo sì che questo sia un Natale di solidarietà, di generosità, un Natale in cui le persone sono vicine soprattutto ai più piccoli, ai più deboli, a quelli che soffrono. Quindi vi prego, anche voi partecipate a questa bellissima iniziativa del giocattolo sospeso.